Bentornato nel mio canale YouTube, oggi è martedì 16 marzo 2021, oggi tratta bene tutti quelli che ti circondano perché forse ti aiuteranno a tornare, vorrei che tu potessi. Un giorno fortunato. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Pesci. Delusi dal weekend, oggi si riparte. Delusi dal weekend, naturale con le restrizioni del momento. Avevate appena iniziato a respirare un pochino e adesso una nuova mazzata, per colpa dei soliti volponi che non rispettano le regole. E intanto ci andate di mezzo anche voi. O siete troppo rigorosi e giudicanti nei confronti di chi non lo è, oppure sono gli altri, scorretti e immaturi, gente da cui prendere le distanze, onde non rischiare future delusioni e guai. Nessuno con cui aprirvi, degno di entrare nel vostro giardino segreto, probabilmente non capirebbe, inutile fare drammi per simili sciocchezze quando il mondo sta andando a catafascio. Prevedibile ma non per questo saggio tuffarsi sulla brioche al cioccolato cercando consolazioni alimentari alla mente turbata e al cuore ferito. Lui si nutre di fantasia, bellezza, amore, di dolci non sa che farsene, finirebbero soltanto sui vostri fianchi. Astro tarocco del giorno per Pesci. 9 denari. Amore in arrivo in tempi ragionevoli anche se non rapidi. Qualcosa si sta finalmente realizzando e avviando alla soluzione. Speranze appagate anche se non nel breve termine. Fate le cose in modo da chiedervi sempre come la pensano gli altri rispetto al vostro punto di vista. Non fate le cose in fretta ma fatele sempre con giudizio rispettando gli altri. Ottime possibilità di conquistare stima e fiducia della persona che avete nel cuore, mostratevi interessati a ogni cosa che fa e, se occorre, cercate di farvi coinvolgere. Apprezzate di più gli sforzi di una persona che vi sta dando una mano in un momento critico. Inutile lamentarsi sempre. Date i giusti spazi al vostro partner, in fondo se li merita. Oggi Venere potrebbe suscitare in voi sentimenti di gelosia e così potreste finire con il soffocare il vostro partner. Prendete la notizia appena ricevuta con le pinze. Potrebbe celarsi dell'altro dietro le apparenze. Potreste sentirvi trascurati dal vostro partner. Avete come l'impressione che qualcosa stia per sfuggirvi di mano e tendete a disperdere le energie. In ogni caso la soluzione a vari problemi è a portata di mano. Se vi sentirete nervosi e stanchi fate un giro per la città da soli e una volta a casa prendete un buon bagno caldo. Servirà a distendervi e a non farvi prendere decisioni impulsive. Vantaggi da lavori di gruppo, anche di associazioni, di clubs, in gruppi di amici. Però necessita che tu faccia chiarezza su un rapporto. Le cose miglioreranno solo se lo vorrete davvero. In amore cercate di non esasperare una situazione già piuttosto aspra. Se avete appena iniziato una nuova relazione non abbiate paura di mostrare i vostri più profondi sentimenti. Soprattutto in questa giornata. Ci sono persone che oggi avranno bisogno del vostro intervento, quantomeno un sostegno morale. Il vostro cerchio sociale si è notevolmente ampliato negli ultimi tempi e questo vi ha portato una maggiore sicurezza in voi stessi che si trasmette anche nel campo professionale. Quindi su con l'umore, niente lunaticità. Si respira un'aria nuova nel campo lavorativo per voi. Gratificati dal pianeta vostro nome tutelare, Venere, in congiunzione nel vostro segno, vi godete una giornata all'insegna di un inserimento particolarmente armonico nell'ambiente circostante. Brillate di una luce speciale, vi attivate a giocare le vostre carte migliori del vostro carattere, che sono quelle di una simpatia coinvolgente e tenera, di una splendida capacità di creare atmosfere rilassanti e congeniali alle persone a cui volete bene. Il vostro stato di salute è eccellente, solo dovreste avere maggiore attenzione a ossa e muscolatura se frequentate abitualmente palestre e altri luoghi per allenare il vostro fisico, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 15 del mese di marzo. Sarete nervosi e agitati, tutta colpa dell'amore e anche della famiglia che causa problemi e contrasti. Per quanto riguarda il lavoro, dovreste evitare le discussioni, specie quelle inutili. In questo martedì con Giove nel segno in amore le cose andranno benissimo. Avete ritrovato quel feeling amoroso che avevate un tempo e nel lavoro impegnatevi di più,
soprattutto adesso che il vostro capo è più presente nella vostra vita, punto. Martedì con Giove nel segno. In amore, le cose andranno benissimo, finalmente avete ritrovato il feeling amoroso che avevate un tempo. Nel lavoro, dovrete impegnarvi di più soprattutto adesso che il vostro capo è molto presente, punto. Portate a compimento un affare, senza badare troppo alla forma. Qualcuno sta osservando i vostri progressi e il vostro impegno, quindi non sarà necessario concentrarsi sui dettagli, almeno per ora, punto. Tutto quello che dovreste ottenere è semplicemente il riconoscimento dei vostri sforzi, per poter andare avanti con più grinta e positività. Non c'è nulla che vi impedisca tale miglioramento, punto. Evidente che con il martedì non avete un buon rapporto, iniziare una nuova settimana con tutto il suo carico di orari e incombenze vi indispone già solo all'idea, testimonia il Giove malmostoso in dodicesima casa. Oggi sembrate chiusi all'amore e alla felicità, propensi solo alla concretezza, proprio voi che con il pragmatismo di regola fate a pugni. Tuttavia con Venere, Mercurio e il Sole abbracciati nel segno, la situazione si raddrizza da sé, dolci, simpatici e amabili come siete, anche se non vi alzate dal divano per andare in cerca di amore, non preoccupatevi, sarà lui a stanare voi. Brillante anche la Luna in dodicesima casa, segno che stavolta soldi e cuore possono coesistere, punto. Amore ed Eros, l'amore c'è perché avete fascino e la vostra dolcezza fa presa, il problema è la mancanza di fiducia, che esagerando manda il compagno in tilt, offendendolo in profondità. Solida le amicizie ma non appaganti, qualcosa oggi non gira anche lì e la mancanza di input e appoggi che le fa assomigliare a tanti fantasmi ne è la riprova, punto. Sarai preso nel vortice della passione più sfrenata, grazie ad un partner che saprà toccare le corde più nascoste del tuo desiderio. Questa sera sarà davvero caccia grossa, un'azione bellica da cui non tornerai assolutamente a mani vuote perché il suo fascino avrà ragione della preda più difficile da catturare, punto. Giornata di fusione emotiva con la vostra dolce metà, come decreta Venere nel vostro segno, a donarvi un afflato romantico di cui può beneficiare completamente chi si relaziona con voi. Ne sentite maggiormente questi influssi se appartenete alla terza decade. Non manca un opportuno tocco di Eros dono di Plutone, punto. Lavoro e denaro, colleghi intolleranti e ben poco disposti a darsi reciprocamente una mano, ognuno pensa per sé, un modo di essere e ragionare incompatibile con il vostro segno, il più generoso e disponibile dello zodiaco. Il lato positivo, un guadagno inatteso, le finanze girano discretamente e potrebbero farvi sentire al sicuro, invece una spesa imprevista o una rata da saldare mettono subito a tacere tutte le vostre velleità. Niente acquisti pazzi, punto. Il cielo propone situazioni improvvise o inaspettate nel settore denaro. Potranno esserci mancati guadagni, spese extra, cattivi investimenti e vere perdite di soldi. Se sei alla prima esperienza, sarai invogliato a fissare nuovi traguardi e la tua inventiva sarà stimolata al meglio. Cerca di non farti sopraffare dalla fretta, punto. Sarà la vostra preveggenza a farvi scansare opportunamente una incombenza che vi poteva essere affibbiata in ufficio. Con saggezza riuscirete a farvi carico di quel che vi compete correttamente e con senso del dovere professionale, punto. Benessere, sul piano fisico nulla da ridire, è l'umore che non è dei migliori e lo si evince guardando il vostro look, pulito, naturalmente, ma senza altre aspirazioni. Indumenti pescati a caso nell'armadio, senza troppo badare all'abbinamento di fogge e colori, vi va bene, oggi la moda consente tutto, ma se anziché un foulard dai colori sbagliati vi metteste addosso un sorriso, stareste molto meglio, punto. Con i pianeti contrari il livello di energie non sarà propriamente confortevole, tuttavia Mercurio, ancora positivo, promette facili recuperi. Regalatevi un ciclo di cure di bellezza per aumentare il vostro dolce fascino nettuniano, punto. Per lei, se lui vi ha deluse o addirittura piantate, l'amico della porta accanto è sempre pronto a consolarvi con la sua tenerezza. Ma cosa ci sarà dietro? Punto. Per lui, giù di squadra, ma arrivando in azienda scoprite che il collega con cui lavorate gomito a gomito lo è doppiamente. Mal comune, mezzo gaudio. Colore delle emozioni, caramello, punto. Barometro dell'umore, piovigginoso, punto.
Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 5. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.